Ciao e benvenute ad una nuovissima puntata di Impact Girl, il podcast italiano dedicato al successo professionale e imprenditoriale tutto al femminile. In questa puntata parliamo di come lanciare un'app di successo sul mercato. Il mondo delle app è un mondo straordinario, ma allo stesso tempo parecchio complesso. E non poteva esserci guida migliore per questa puntata, in quanto saremo insieme a Fatna El Amrit, imprenditrice italo-marocchina che ha lanciato la sua app The Shukram, raggiungendo in pochissimo tempo quasi 1 milione di utenti. Nel 2017 questa app è stata catalogata da Google come una tra le app, tra le 50 app più scaricate al mondo. Quindi direi che non ha senso indugiare oltre e possiamo tuffarci in questa nuovissima puntata. Prima però ti invito a visitare il sito biz-academy.it/podcast e ad iscriverti alle newsletter del podcast Impact Girl, non soltanto per ricevere tutte le nuove puntate che escono puntualmente ogni mese, sia in versione audio che in versione video, ma anche per ricevere i Bits Confidential, delle Bits pillole che condivido solo via email con chi è iscritto alla newsletter, con una serie di spunti pratici per far crescere più rapidamente la tua attività. Ed ora, bando alle ciance, cominciamo! Allora, in questa nuovissima puntata di Impact Girl andiamo a scoprire quali sono le fasi chiave del lancio di un'app di successo e lo facciamo con qualcuno che ci è riuscito alla grande. Ciao Fatna e benvenuta! Ciao, ciao Cecilia! Allora Fatna, tu non solo sei riuscita a creare un'app con una grande mission e un grande impatto dietro, quindi con uno scopo che va ben oltre l'idea, no, di lanciare una startup, e lo scopriremo presto, ma sei anche riuscita ad ottenere un... ci ricordi il numero di iscritti che ad oggi ha la tua app Shukram? Siamo quasi 1 milione di app scaricate. Ah, 1 milione di app scaricate. Manca poco. No, non siamo ancora al milione esatto. Speriamo a breve. E siete partiti, praticamente mi dicevi, senza aiuti esterni, senza finanziamenti particolari, addirittura senza un boom mediatico che si è delineato gradualmente mano a mano che il progetto ha preso piede. Quindi innanzitutto aiutaci a capire come ti è venuta, come vi è venuta, perché so che non sei sola in questa impresa, l'idea di creare Shukram e di che cosa si tratta. Allora, The Shukram è diciamo, un nuovo social network fotografico che appunto nasce dalla volontà di creare un progetto diverso, ovviamente sempre legato al web, una cosa che appunto tutti possono usare in modo semplice, facile, quotidiano. Quindi l'app era, diciamo, l'idea migliore al posto di magari creare un blog singolo o un unico di, diciamo, sito web. L'app è dinamica, facile, quindi tutti quanti la usano in modo un po' più veloce, ecco. E appunto l'idea nasce appunto dal fatto di voler dare uno spazio a quella comunità musulmana nel mondo. Stiamo parlando di milioni e milioni di persone che hanno talento, che hanno una storia, un'arte, una cultura, una civiltà enorme. E quindi perché no dare a queste persone uno spazio, appunto un unico grande spazio in cui farsi vedere, farsi conoscere e un po' rompere quel muro di stereotipi, ecco, che si è creato con il tempo in questi ultimi anni, come ben sappiamo. Ecco, qui hai condensato praticamente sia l'unicità di Shukram, e ci ricordi che cosa significa letteralmente? Allora, The Shukram è appunto è composto dal termine inglese the e articolo the, e Shukran, che è grazie in arabo, sarebbe il social network, il grazie, quindi the viene per dare appunto questo senso appunto di importanza al grazie. Ovviamente è il social network della riconoscenza, in cui le persone si dicono grazie e non si giudicano, quindi dove io posto una foto, un video o un post e le persone mi ringraziano, quindi far, diciamo, anche nascere un po' questa cultura del grazie, quindi un grazie quotidiano, tutti i giorni, ci aiuta a essere più, diciamo, positivi e anche aperti rispetto all'altro, rispetto magari al like che ben conosciamo. Questo è bellissimo, quindi tu hai, voi avete individuato innanzitutto un'audience molto precisa, enorme, perché immagino che la comunità musulmana nel mondo sia
notevole. Oltre un miliardo. Ecco, quindi ecco, da un lato era molto specifica, dall'altro vi siete comunque immersi in un mondo gigantesco e la vostra Assolutamente. unicità è stata proprio il fatto di dire è un social network, sì, e quindi compete con delle piattaforme là fuori che comunque sono dei competitor piuttosto solidi e piuttosto impegnativi, e però lo Certo. fa con un elemento differenziante importante e che è il mindset che sta dietro l'utilizzo di questi strumenti. Quindi un pochino meno di giudizio, un pochino meno di ego Assolutamente. gonfiato e di filtri continui. Esatto. Ecco, ti chiedo quanto tempo, mi hai detto che per quasi un anno ci avete lavorato e avete cominciato nel 2015, giusto? Quindi Sì. aiutaci a capire la timeline da quando avete iniziato a lavorarci a quando effettivamente è uscito. Sì, allora, all'inizio avevamo creato un sito web, appunto proprio inizi fine 2015, quindi Ok. inizi 2016 abbiamo fatto il sito web e pian piano appunto abbiamo iniziato anche a sviluppare l'app Android e poi iOS, perché appunto essendo due codici diversi sono due app in sostanza e quindi ognuna ha i propri tempi, ognuna ha il proprio diciamo stile e il proprio codice e quindi più o meno per il 2018 abbiamo fatto il lancio delle due app, sia Android che iOS. Android è sempre stata leggermente un po' più avanti rispetto ad iOS, proprio perché Apple ha dei tempi tutti suoi e quindi solo per quello. E sì, mi ha richiesto moltissimo tempo, tantissimi test, diciamo, fatti solamente dal team. Quindi Ok. aprivamo un po', chiudevamo, quindi non era stato, diciamo, all'inizio dal 2015 la vera apertura. È nata solamente, diciamo, nel 2015 dopo tanti test. Però stiamo ancora andando avanti a Testando. fare aggiornamenti, testare, sì, una cosa Ecco, continua. questa è una cosa importante da sottolineare nel mondo delle app, c'è l'aspetto dell'aggiornamento dal quale Assolutamente. non si può fuggire. Oddio, c'è anche nel mondo che non riguarda le app quando si parla comunque di siti o blog, però è sicuramente un pochino meno impegnativo. E a questo proposito ti chiedo una cosa, voi siete partiti mettendoci un po' del vostro, anche da un punto di vista non solo di conoscenze e di competenze, ma anche finanziario. Come poi siete riusciti a crescere senza avere un finanziamento esterno proprio in vista di tutti gli aggiornamenti che avete dovuto fare, tutto il tempo che ci avete dovuto dedicare. Sì, all'inizio appunto tutti diciamo, i fondi economici erano nostri, quindi è stato proprio il team a dare diciamo, un sostegno economico al progetto. Poi pian piano insomma, abbiamo anche aderito ad alcuni bandi, ne abbiamo vinto uno, un bando europeo, e quindi è stato diciamo, un minimo di respiro che ci ha dato diciamo, una mano per un attimino andare avanti. E poi pian piano adesso stiamo aspettando che magari venga qualche grosso investitore e ci dia appunto un supporto economico, Ho la appunto. Perché sensazione appunto che non tarderà molto. Ho questa sì, netta. perché appunto il mondo web, di più le app e di più se è un social network, richiedono fondi economici veramente stratosferici. E appunto i grandi colossi sono colossi perché appunto hanno dietro tutto un macchinario finanziario, ecco, molto potente e molto solido. Ecco, dal punto di vista delle partnership, ne avete sviluppate qualcuna di esterna, magari non di carattere finanziario, ma di altro tipo per supportare il progetto? Sì, allora di partnership ne abbiamo fatte tantissime, siamo molto contenti anche perché diciamo che siamo ancora piccolini, siamo appena nati, però abbiamo avuto già un grandissimo successo a livello di partnership e eventi offline, quindi tutto quello che è il supporto magari di eventi e altro. Siamo stati media partner alla Torino Fashion Week, media partner alla Dubai Modest Fashion Week, a Madrid, in vari eventi di moda, in vari eventi di cucina, al Couscous Fest appunto di quest'anno. E insomma, vari eventi, ecco, che toccano un po' tutto, sia l'ambito della moda, della cucina, del food, dell'arte, appunto, avevamo appunto una partnership anche con il maestro Meggiato appunto in Italia, Matera, e quindi stiamo un po' andando dietro un po'
a tutti questi eventi, appunto, sia per farci conoscere, sia per promuovere appunto questo evento qui. Quindi siete voi che cercate questi eventi o sono loro che trovano voi? Allora, diciamo che è una fusione. Cioè, all'inizio tutti quanti sognano di essere media partner di un grossissimo evento. Poi la coincidenza vuole che questa cosa accada e accade. Sono loro che cercano noi, è un po' strano, però appunto è stato così e fino ad oggi sono sempre stata di loro a cercarci. Quindi Quindi siamo immagino, molto contenti di questa cosa. infatti, io credo che tra l'altro molto c'entri, ovviamente è una mia supposizione, ma con la mission che sta dietro il vostro progetto, che appunto è una mission che tocca le corde emotive di molti, e a prescindere dal settore di riferimento e dal tipo di evento che stanno organizzando. Quindi fammi capire da un punto di vista logistico, per chi non ha mai fatto una media partnership, voi partecipate a questo evento, evento X, e in che cosa consiste la collaborazione? Allora, può essere una collaborazione di media partner, ossia noi andiamo lì, facciamo delle interviste, facciamo delle foto, e abbiamo diciamo il nostro team che è esperto in questo, quindi abbiamo una persona che è esperta di moda in questo caso, quindi va lì, fa interviste, parla e poi noi promuoviamo diciamo questo evento all'interno del social. Chiaro, chiaro. E quindi la visibilità ovviamente è enorme, perché se parliamo di Sì. quasi 1 milione di persone, insomma, già questo, ecco, vi dà sicuramente un elemento di vantaggio enorme. Mi hai anche parlato del fatto che accanto al website, al sito web, avete creato un blog, giusto? E questo blog, allora io sottolineo che sono una grande fan dei blog, anche se in molti ritengono siano passati di moda, perché ci consentono di posizionarci all'interno della SERP di Google, all'interno quindi della Google Search, per tutta una serie di parole chiave che sono importanti perché vengono utilizzate dagli utenti che cercano il nostro servizio, la nostra app o progetto, e ci consente di farlo attraverso dei contenuti di qualità. Ti chiedo qualche domanda logistica. Ogni quanto lo aggiornate questo blog? Avete un piano editoriale che seguite, tematico? Come si struttura il lavoro? Sì, allora il blog è stato creato per, diciamo, far conoscere tutti gli eventi offline e le partnership e tutto quello cioè tutte le cose nuove che noi andiamo a fare, quindi concorsi fotografici, partnership varie, quindi abbiamo sempre un testo, un piccolo articolo, alcune foto che appunto fanno vedere questo evento e appunto a ogni evento appunto abbiamo un nuovo articolo. Può essere una volta ogni 15 giorni, una volta a Ok. settimana, una volta al mese, in base appunto al nostro impegno offline. Ok. Quindi è più un'integrazione all'attività di media relations che non Sì. legata alla SEO come la stavo descrivendo io. Questo è No, no, no. un altro Sì, aspetto importante, esatto. perché dimostra come poi un blog possa essere un assetto prezioso su più punti di vista. Esatto. Però stavo pensando, adesso questo mi viene così, però sarebbe bello aggiungere qualche contenuto relativo all'importanza di dire grazie, all'importanza della gratitudine, perché sicuramente chi poi aderisce a The Shukran è in linea assolutamente con queste tematiche, magari le cerca anche in ambito digitale, però insomma, aperta e chiusa parentesi. Faremo. Ottimo. Sì, ben nel sito web in cui magari sono solamente dei punti, no? Appunto piccoli pezzi in cui uno entra e vede un po' a chi siamo, quindi non è un sito, diciamo, in cui c'è tutto. Il blog è un po' più ricco, ecco, rispetto al Ok, sito web. anche su quel, sì, sul perché fate quello che fate. E da un punto di vista mediatico, quindi un po' mi hai già risposto parlando di partnership, ma io ti ho visto partecipare a trasmissioni televisive importanti, insomma, hai raggiunto dei media notevoli che di solito una persona raggiunge, se li raggiunge, non lo so, in 9-10 anni di attività, e se succede. Anche in questo caso vi hanno cercato loro o avete sviluppato un'attività legata, ecco, alla pressa, alla stampa, in qualche modo? E diciamo che la parte diciamo mediatica, ecco, questo interesse stampa nei nostri confronti è nato un anno fa, un'estate fa, perché appunto siamo finiti come top 50
delle migliori app scaricate, diciamo, al mondo. E quindi wow. È nato questo, diciamo, interesse mediatico italiano. E appunto abbiamo visto, abbiamo avuto una prima intervista con la Rai, che un po' quella lì ha fatto nascere tutta una catena, no? Di incontri, di interviste. Poi appunto questa cosa qui ha suscitato molto anche la stampa marocchina e anche araba, perché appunto hanno letto che c'è questa giovane o giovani ragazze appunto di origine marocchina che hanno fatto un qualcosa in Europa. E quindi da lì è nata, diciamo, questa scia mediatica che sta andando avanti ancora oggi, perché sì. capitano ancora oggi interviste. Quindi è stata una cosa molto importante, è nata pian piano lì, però in estate, questa estate qui, c'è stato un boom mediatico molto forte, oltre 50 interviste in un mese. Wow! È stata una cosa... Sì. E poi da lì ha toccato anche un po' i media arabi, colossi tipo Al Jazeera, la BBC News e altri, diciamo, e altre TV note, insomma. E tutto questo a noi aiuta, perché comunque ci fa conoscere, spieghiamo un po' chi siamo e perché siamo qui. Assolutamente, immagino crei anche una sorta di effetto valanga, per cui nel momento in cui siete in un grosso media, poi non dico automaticamente, ma insomma aumentano le probabilità poi di apparire in un sì. altro. E mi dicevi sì. che in Marocco, giusto, avete fatto anche una vera sì. e propria campagna, come l'hai chiamata? Pediatrica, ma non è proprio stata voluta, è nata. E quindi noi più o meno abbiamo cercato di gestirla, sono andata lì, sono stata quasi 2 mesi giù e ho fatto tantissime interviste, tantissimi incontri che appunto sono poi usciti man mano, ecco, con il tempo. Quindi la comunità musulmana, quali sono i feedback di questo milione di utenti o quasi milione raggiunto che è parte del vostro progetto? Una volta che ci entra, come cambia la loro vita, il loro approccio ai social media, tra l'altro? E allora, intanto il mondo musulmano è un mondo molto vario, perché stiamo parlando di arabi, di berberi, di persiani, di ottomani, di culture e civiltà enormi. Quindi non è che esista realmente un mondo musulmano preciso, perché poi ognuno ha la propria cultura, la propria arte e altro. E quindi non è stato facilissimo, perché è un pubblico molto complesso, ama tutto quello che viene da fuori, e quindi tutto quello che è Europa, America, a loro piace, è normale questo. E quindi, diciamo, dire che noi siamo un'app fondata da musulmani non è stato facile, perché comunque è vero che loro sono aperti a questa cosa qui, però a loro, diciamo, fa leggermente paura il nuovo. Quindi quando qualcosa è già famosa è facile, quando una cosa è nuova è un po' più complesso, però diciamo che ha aiutato moltissimo anche il fatto della nostra origine. Quindi hanno visto giovani ragazze come loro che riescono a fare qualcosa di diverso rispetto al solito, essere medico, avvocato, e poi ci sono, c'è chi crea app, insomma, è stata una cosa un po' così, un po' fuori dal comune, ecco. Però è stato bellissimo, perché attualmente siamo top 7 in Marocco, top 7 in Algeria, top 7 in Tunisia, top 10 in Egitto, e abbiamo toccato un po' tutta quell'area Nord Africa, Medio Oriente, Asia, Pakistan, India, Iran, Turchia, poi siamo un po' ovunque, abbiamo almeno un utente da tutto il mondo, da ogni paese almeno un utente c'è. Che potenza! E poi l'Italia, perché appunto è nata dai nostri amici, parenti, quindi abbiamo un po' il supporto, no, dei nostri amici, dei nostri cari, ecco. C'è e qualcuno... Poi appunto in tutta... Qualcuno che sai ha provato a copiare il vostro progetto nel momento in cui ha visto che effettivamente stava andando così bene? Oddio, non penso, cioè comunque non penso, ma cioè, esistono appunto già questi grandissimi colossi che è molto facile copiarli e noi stiamo molto attenti a non cadere su questa cosa qui, perché è vero che il nostro è un social network fotografico, appunto uno può iscriversi, scarica l'app, crea l'account e pubblica le proprie foto, i propri video, però diciamo che ha proprio una vision è diversa rispetto agli altri social.
Fantastico. Allora, se dovessimo riassumere i punti chiave, no, che vi hanno portato da zero a un milione, potremmo dire che innanzitutto, sulla base di quanto ci hai raccontato, non è necessario scoraggiarsi se si parte da zero. Ah, a proposito di partire da zero, tu avevi già un piccolo team, giusto? Ci dicevi di talenti. Quanto grande è questo team ad oggi che si occupa degli aggiornamenti, del blog, del sito, quant'altro? Allora, attualmente siamo un gruppettino di 10 persone più o meno, che okay. Poi ognuno si occupa della parte magari grafica, della parte dell'app Android, app iOS, i tecnici informatici, e poi siamo noi appunto il gruppo che ha creato tutto questo. Okay. Sì, siamo molto compatti, e appunto creare un'app, ma penso creare qualsiasi cosa, bisogna essere molto forti, nel senso che mai, cioè tutti i giorni abbiamo dei momenti difficili in cui qualcosa non va, o qualcosa non funziona, o qualcosa non va per il verso giusto. Però appunto il fatto di essere sempre coesi e dire va bene, andiamo avanti, capisco qual è il problema, lo risolvo e andiamo dritti per il nostro obiettivo. Ecco. Questo è importantissimo. Tra l'altro le app sicuramente sono un mondo complesso, ma le difficoltà poi nella realtà imprenditoriale, che sia di startup o che sia già, che la fase di startup sia stata superata, non mancheranno mai, purtroppo e per fortuna, un po' parte del pacchetto. Quindi certo. Sicuramente una cosa che possiamo trarre dalla tua esperienza è il fatto di non scoraggiarsi se partiamo da zero, quando si parla di grandi investimenti che non abbiamo, di un'idea che ancora non esiste, e però magari nel limite delle nostre possibilità riuscire a crearsi un piccolo gruppo di sostenitori che in qualche modo contribuiscono sia a livello di mindset, che poi a livello operativo, che poi un pochino a livello economico, a dar vita a questo progetto. Tra l'altro mi viene in mente che stiamo creando talmente tanti episodi di Impact Girl che ce n'è uno per ognuno di questi aspetti, c'è quello dedicato a come creare delle piccole partnership, c'è quello dedicato a come trovare finanziatori, c'è quello dedicato a come partire senza nessun tipo di riferimento di qualunque tipo. Quindi insomma sono molto contenta che poi si integrino tra loro e creino poi un quadro di insieme. Poi ci hai detto anche che un'altra lezione che trarrei da quanto ci hai detto è la pazienza, il fatto di tu ci hai parlato di un anno di testing, di aggiornamenti che poi non finiscono mai. Quindi attuale. Oggi facciamo test. Quindi ecco, potremmo definirlo il beta permanente continuo, insomma, esatto. una fase beta che non finisce mai, perché poi la perfezione, esatto, non arriva, anche un po' perché il mondo delle app non ce lo permette, e quindi ecco, abbracciare un po' questo mindset di continuo cambiamento senza sperare che un giorno arrivi al punto in cui basta, non devi fare più niente, che è un po' a volte il miraggio, no, di chi comincia un'attività in proprio e spera, soprattutto sul web, poi insomma funziona per me. Non è proprio così, insomma, a prescindere da quello che poi facciamo. E poi ci hai parlato degli assetti, quindi sito web, blog e media partnership, soprattutto legate ad eventi che in qualche modo si potessero collegare al tema, insomma alla mission del vostro progetto. Ecco, ti chiedo solo una curiosità su questo. Hai parlato di un evento di moda o di più eventi di moda. E il mondo della moda a volte è lo stereotipo del mondo della moda è che non si interessi molto di mission che vadano insomma oltre all'apparenza, ai filtri, al profitto e quant'altro. Quindi come si è creata questo aggancio da un punto di vista di temi, ecco, di intenti? Domanda molto bella, perché diciamo che il mondo della moda è classico, che appunto noi conosciamo con i grandi marchi, i grandi brand, oggi sta vedendo diciamo anche un po' una nuova fase, perché un po' i proiettori si stanno orientando verso quello che è il modest fashion. Il modest fashion non è altro che diciamo un tipo di moda legato un po' alla donna musulmana, quindi il fatto di avere abiti eleganti, belli, raffinati, però allo stesso momento sobri, che non evidenzino in modo appunto chiaro il corpo, però che siano comunque eleganti, raffinati, con tessuti e altro.
Quindi il modest fashion sicuramente entra in grande dentro il nostro tema, e il fatto di aver fatto queste partnership anche in posti molto importanti, tipo la Dubai Modest Fashion Week, con stilisti mondiali appunto da tutto il mondo, è stato bello perché vuol dire che avevamo qualcosa appunto in comune. Quindi anche far Bellissimo. emergere, dire che comunque il mondo musulmano non è quello che appare o quello che vogliono far apparire, ma è un mondo in cui c'è tantissimo da vedere e scoprire, quindi non penso che le persone appunto in Italia, Europa, sappiano che esista un modest fashion, che la donna musulmana ha uno stile tutto suo. Poi oddio, cioè vestono comunque tutto quanto, cioè abbiamo dalla minigonna fino alle cose un po' più coperte, quindi siamo molto aperti sotto questo aspetto. Questo è molto bello perché mi fa pensare se dovessimo trarne una sorta di insegnamento a monte, di continuare ad aggiornarsi sui trend. Poi è ovvio che ciascuno di noi è più aggiornato sulla nicchia di riferimento del proprio progetto, però ecco, a volte appunto anche un settore, che non penseremo mai si avvicina a noi può in realtà riuscirci, come in questo caso. Certo. Quindi è veramente un grande insegnamento e io credo che nel momento in cui, sei tu ad approcciare questi eventi e lo fai trovando un terreno comune di interesse, è chiaro che hai molte più probabilità che ti venga detto sì, partecipa e Certo. uniamo le sinergie. Fatna, Assolutamente. bellissimo, io sono veramente, Grazie. spero davvero che The Shukran continui a crescere, anzi non è che lo spero, so che continuerà a Grazie crescere perché insomma mille. ormai il trend è chiaro ed evidente. C'è qualcosa che ti senti di dire a chi ci sta ascoltando? Hai in mente di lanciare un'app, magari un'app importante che possa un pochino cambiare la situazione nel proprio settore di riferimento e si sente come se dovesse scalare una montagna e non ce la fa neanche a fare il primo passo perché è già scoraggiata? Sì, allora non è facile, quindi è importante comunque avere le idee molto chiare e sapere che non è una cosa che nasce dall'oggi al domani. È importante avere delle persone di fiducia, delle persone che ti diano un supporto emotivo anche e morale, perché è vero che può esserci tutta la parte, diciamo, economica e altro, ma se non hai delle persone che ti dicono ce la puoi fare. Diventa un po' complesso, ma anche se non c'è nessuno che ti dice ce la puoi fare, tu ce la puoi fare, perché se tu dici io posso, io voglio, allora puoi. Quindi mai buttarsi giù, ma in tutto questo, non solo nel mondo app. Grazie per questo promemoria, Fatna. L'ultima domanda ormai di rito è il nome di una donna che ammiri particolarmente, che pensi dovremmo intervistare dopo di te per Impact E allora, per Impact Girl, una donna dopo di me, allora non è una donna imprenditrice, però è una donna che io ammiro tantissimo perché è una giornalista e, che appunto tratta temi molto importanti, è cavaliere dello Stato italiano da quasi un anno e si chiama Asma Adashan, è una donna che ammiro molto e spero che sia tua ospite, Lo spero molto anch'io. Intanto ringrazio te, Fatna, per essere stata qui con noi oggi. È stato veramente bello e Grazie illuminante, una bellissima testimonianza di successo. E le ragazze che sono in ascolto, alle ragazze che sono in ascolto, ricordo che potete guardare o ascoltare la puntata dal sito bits-academy.it/podcast. Lì troverete anche i punti salienti della nostra intervista suddivisi minuto per minuto, in maniera tale che se voleste andare dritti a un aspetto che vi interessa, potete farlo al volo, anche se avete delle vite molto impegnate. E naturalmente condividete nello spazio dedicato ai commenti che trovate nel post che cosa vi ha colpito di più e quale lezione vi portate a casa per il vostro progetto imprenditoriale. Grazie ancora Fatna per essere stata con noi. Grazie a voi, a presto. Questo è tutto per la puntata di oggi. Spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Biz Academy, puoi farlo visitando il sito biz-academy.it. Noi, come sempre, ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.